Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un argomento che spesso viene sottovalutato quando si parla di guadagnare o investire. Come potete vedere in questa bella copertina c'è Andrea Galeazzi e vi diciamo di non fare come lui, non ce ne voglia il buon Andrea, ma abbiamo preso spunto proprio da un suo video dove parlava di un suo investimento per parlare di questo argomento che secondo noi è molto importante. Infatti spesso chi cerca un metodo per guadagnare o investire si focalizza soprattutto sui possibili rendimenti e tralascia totalmente un aspetto che è fondamentale per riuscire a guadagnare, l'aspetto psicologico. L'aspetto psicologico per un investitore o imprenditore è uno dei più importanti. Ma prima di iniziare, se è la prima volta che vedete un nostro video, in questo canale troverete video dove mostriamo quello che noi facciamo e utilizziamo per crearci rendite e investire i guadagni. Insomma, tutto ciò che è personal finance. Se vi interessano questi argomenti, vi invito a dare un'occhiata e ad iscrivervi al canale. Inoltre, se questo video vi sarà stato utile, lasciate un bel mi piace così da supportarci e far crescere il progetto. Come accennato poco fa, l'idea per questo video è nata un po' di tempo fa guardando un video di Andrea Galeazzi, un video che è stato pubblicato quasi 4 anni fa, in piena pandemia. Infatti ci capitò di vedere questo video dove Andrea mostrava la sua esperienza di investimento con un robot advisor. Una cosa che mi colpì molto è che nel video mostrava l'errore che più spesso viene fatto da chi investe ed è alle prime esperienze. Errore che è una delle cause principali che fa perdere soldi a chi investe. L'errore è trascurare l'aspetto psicologico degli investimenti. Nel video mostrava tutta la sua storia di investimento. Adesso andiamo a vedere uno screenshot preso dal suo video dove fa vedere un po' tutto il suo investimento, come si è evoluto. Infatti, senza lasciare molti dubbi a chi andava a vedere questo video, lo diceva apertamente quanti soldi ho perso e adesso andiamo a vedere un po' quello che è successo al suo investimento e qual è stato l'errore. Ecco qui, questo è il grafico che mostra all'interno del suo video del proprio investimento, tutto l'andamento. Come potete vedere, ha iniziato un investimento di 50.000 euro a febbraio 2020. Diciamo che è stato molto sfortunato perché sappiamo tutti cosa è successo da lì a pochi giorni. C'è stato il Covid e quindi è iniziato tutto il mercato ribassista della crisi della pandemia. E infatti possiamo vedere che all'inizio il mercato è un po' salito, ha raggiunto il suo picco e poi è iniziato a scendere. E come possiamo vedere qui, dopo neanche un mese e mezzo, ha raggiunto un drawdown che presumiamo sia intorno tra i 44 e i 45 mila euro, quindi ha raggiunto un 10% di perdita momentanea in questo momento e lui che cosa ha fatto? Ha provveduto a disinvestire, quindi appena ha visto una crisi finanziaria, diciamo un drawdown intorno al 10%, ha deciso di chiudere tutto. Questo che cosa succede? È andato in panico perché non è riuscito a gestire la parte emotiva dell'investimento, perché è un aspetto fondamentale. Si sa che i mercati periodicamente hanno delle crisi, ma ovviamente nel lunghissimo periodo, se l'investimento, ovviamente questo era un investimento con un orizzonte temporale lungo, non certo dopo un mese da prendere decisioni, lui è andato in panico secondo noi e ha deciso di sospendere tutto e poi rientrare mesi dopo, quando il mercato più o meno aveva recuperato oltre il punto in cui lui era uscito. Infatti in questo grafico gli viene proposto questa linea gialla dove è il tracciamento del suo investimento se non avesse disinvestito il tutto, quindi l'andamento sarebbe arrivato a 40.000, quindi un 20% di drawdown, per poi risalire, e quando lui si è deciso a risalire, perché magari ha visto anche che i mercati risalivano, ha deciso di rientrare, è rientrato in un punto dove sarebbe stato ancora, ha perso comunque un po' di guadagno rispetto a quanto sarebbe stato se fosse stato investito. Infatti qui glielo riportano che attualmente lui era al meno 9% e se fosse rimasto investito era al meno 7,5%. Ma perché, torniamo all'argomento del video, perché è importante l'aspetto psicologico? Perché come potete vedere, se non fosse stato così influenzabile da un drawdown
lockdown temporaneo, quindi una crisi l'ha portato ad uscire dal mercato, sarebbe già stato più in alto come recupero. Ma quello che vogliamo far vedere, abbiamo trovato anche un'immagine che lo spiega in maniera molto chiara perché è importante rimanere investiti, non farsi prendere dal panico. Abbiamo trovato questo schema dove vengono riportati un po' tutte le crisi mondiali che ci sono state negli anni. Come potete vedere, c'è la grande bolla del 2008 che addirittura aveva portato lo Standard & Poor's al meno 56%, quindi ci porta un po' le percentuali delle varie crisi. Qui anche c'è quella del Covid, del 34% dei listini ha fatto scendere in questo caso. Qui invece vediamo un bel dato che sono i giorni per recuperare, quindi qui ci riporta un po' i giorni che hanno impiegato i mercati a riassorbire questa perdita. Come potete vedere, per quanto riguarda il Covid, sono stati appena necessari 141 giorni per recuperare questa perdita. E qui poi ovviamente ci sono crisi un po' più lunghe, però quello che ci deve, il dato che ci deve far capire, che è una statistica, che nel lungo periodo comunque queste crisi vengono riassorbite e soprattutto il guadagno maggiore si ha non uscendo mai dal mercato. Premessa, ovviamente noi non siamo consulenti finanziari, non vi stiamo dando nessun tipo di consiglio per i vostri investimenti, fate quello che volete, stiamo prendendo un po' di dati statistici e stiamo dicendo un po' in base all'esperienza, per esempio in questo caso sempre del nostro Andrea Galeazzi, l'errore che ha fatto secondo noi e ovviamente con dati alla mano cosa sarebbe successo se non sarebbe uscito dal mercato. Comunque in 141 giorni avrebbe recuperato tutto il, diciamo, quello che aveva tra virgolette perso durante la fase di drawdown. Ok, va bene, abbiamo capito insomma che ha fatto questo errore, che in pochi giorni sarebbe stato tutto risolto, ma perché secondo noi è andato, diciamo, ha fatto questo errore? Un primo errore che non fa solo, diciamo, Andrea Galeazzi, ma fanno in molti, è quello di sottovalutare la propria propensione al rischio, perché probabilmente entrando direttamente con 50.000 euro, vedendo insomma un drawdown di 10%, è stato insomma un colpo troppo grande per la sua tolleranza al rischio. Magari un'altra cosa era se iniziava magari con 5.000, dico un numero a caso, e vedere un meno 500 euro non era così diciamo grave la situazione dal suo punto di vista. Quindi una delle regole fondamentali è capire la propria propensione al rischio e soprattutto anche sapendo che magari nel lungo periodo viene riassorbita, sì, ma in quel momento vedere il proprio portafoglio scendere, se è una cifra molto elevata, non è sempre molto facile resistere alla tentazione dell'uscire dal mercato. Questo proprio perché ci sono alcuni bias diciamo mentali che l'uomo ha nei confronti del denaro. Uno che è forse uno dei più famosi, che molti non sanno, è che il perdere denaro è una paura doppia rispetto al piacere di guadagnare. Quindi diciamo noi abbiamo una soddisfazione minore diciamo nel guadagnare denaro rispetto al non perderli. Comunque, consigli utili, cosa possiamo fare, cosa potete fare magari per cercare di prepararvi prima di iniziare a investire, oppure se state già investendo e volete continuare in maniera un po' più diciamo preparata dal punto di vista psicologico. Noi abbiamo trovato tre libri da consigliarvi che potete leggere e magari così da aumentare la vostra diciamo parte psicologica degli investimenti, chiamiamola così. Allora, partiamo con il libro base, diciamo, chiamiamolo così. Questo è rivolto a chi non ha proprio nessun tipo di esperienza di lettura, di finanza personale, di investimenti, ed è il più classico dei classici, Padre ricco, padre povero, di Robert Kiyosaki. Noi lo riteniamo un buon libro, se non il migliore, per partire da chi proprio non ha letto nulla, perché è scritto in maniera semplice e illustra i primi concetti fondamentali proprio della finanza, degli investimenti, e accenna anche al lato psicologico, che è molto importante. Il secondo libro in ordine cronologico che vi possiamo consigliare di leggere è La psicologia dei soldi, lezioni senza tempo sulla ricchezza, l'avidità e la felicità. Secondo noi questo è il libro fondamentale da leggere
prima di iniziare a investire, perché in maniera anche questo qui molto semplice, non è un libro molto avanzato, è un libro sempre per iniziare, però dà una bella infarinatura facendo degli esempi concreti di personaggi davvero esistiti della gestione psicologica delle persone verso il denaro. Quindi questo è un libro che secondo noi non deve assolutamente mancare per chi sta iniziando a gestire magari le proprie finanze oppure già investe, magari capisce di non avere queste nozioni psicologiche sulla gestione emotiva rispetto ai soldi. Infine, il terzo libro che vi consigliamo è Incrollabile di Tony Robbins. Questo lo mettiamo per ultimo proprio perché è quello più specifico per l'investimento nel lungo periodo e infatti è incentrato maggiormente su questo tipo di investimento, cioè l'investimento nell'azionario nel lungo periodo, con tanti esempi, tante statistiche, tanti buoni consigli diciamo che sono anche questi non sono mai abbastanza per chi vuole iniziare a investire nel lungo periodo nel mercato azionario o anche in altri mercati. Comunque è un libro che è specifico proprio per l'investimento nel lungo periodo e ve lo consigliamo caldamente in quest'ordine, magari come ultimo libro, come terzo libro da leggere per chi non ha letto nulla. Di questi tre libri vi lasciamo il link in descrizione. Se vi piace uno di questi tre libri, siete interessati e lo acquistate tramite il nostro link, ci aiutate anche a supportare il canale perché Amazon ci riconosce un piccolo contributo, nulla di che, però fa sempre comodo. Bene, per il momento è tutto. Speriamo di aver fatto una cosa gradita, di aver dato un po' di infarinatura di questo aspetto fondamentale per gli investimenti. Ringraziamo sempre il buon Andrea Galeazzi che ci ha dato spunto per questo video. Spero non ce ne voglia, ma insomma ci ha aiutato ad entrare in questo argomento che ci sembra fondamentale. Spero che insomma vi sia stato utile questo video. Come sempre, se vi interessano altri video di questo tipo fatecelo sapere, magari commentate cosa ne pensate di questo aspetto degli investimenti, se volete altri approfondimenti, e mi raccomando, se vi è piaciuto il video, un bel mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Per il momento è tutto, al prossimo video.